Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon martedì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. In questi giorni 1500 hippie si sono radunati nelle valli del Natisone, nei pressi di Udine, per l'annuale Rainbow Family, un raduno naturista che non prevede l'uso dei vestiti. I residenti del luogo hanno reclamato, ma i carabinieri dicono di non poter fare nulla perché nessuna legge è stata violata. Lei cosa ne pensa degli hippie e di tutte quelle persone che in queste occasioni scelgono di andare in giro svestiti? No, purtroppo siamo in un periodo un po' delicato. Questi vanno così vestiti per far capire alla gente che c'è qualcosa che deve cambiare, purtroppo. E non hanno capito che deve cambiare per il meglio. Ecco, questo è il fattore. Questo è un evento che loro usano quel vestire là, quei modi particolari che vogliono esemplare cose che loro vogliono fare. Ecco, questo è l'importante che la gente deve capire. Se nessuna legge è stata violata, penso che la cosa possa esistere, anche perché se non si fa niente di male, è solo un problema culturale, secondo me, da superare. Ma se non si violano leggi, c'è da guardare quelli che violano le leggi. Non ho alcuna preclusione nei riguardi del naturismo, va fatto nei debiti luoghi e nelle modalità consentite. Le modalità consentite ovviamente dovrebbe essere oggetto, mi auguro, di un dibattito anche parlamentare in modo che vengano regolamentate come tutte le cose in questo mondo. Punto. Ma a lei darebbe fastidio questo comportamento? No, assolutamente. Però poco gente capisce che nel fare quei vestimenti là, quel modo di vestire, è ben, per loro è ben preciso, ecco. Quindi non viola la comune decenza? Come la vedo io, no. Ecco. Loro possono vestire in quel modo per dare un segno alla gente, ecco. Quindi secondo lei questo comportamento non viola la comune decenza, non va contro la comune decenza? Dipende dove lo fanno, la comune decenza è anche questo un fatto culturale, bisogna vedere la comune decenza qual è. La comune decenza può essere intesa in tanti modi e quindi ci sono altre decenze prima di queste da rispettare. No, assolutamente, purché sia regolamentato e ci siano delle salvaguardie ovviamente per minori, anziani o comunque qualcuno che possa dare fastidio a loro. Quindi siano luoghi abbastanza protetti e dopodiché ognuno può esercitare liberamente come meglio ritiene la propria naturalezza. E sul fatto che questi raduni vengano fatti magari vicino alle città, lei è d'accordo o dovrebbero essere fatti più isolati? Il fattore è che i raduni ognuno vede a modo suo, bisogna ancora vedere quelli che vogliono, dove vogliono arrivare loro. Adesso non so di preciso la logistica di dove è stato fatto, non sono informato, però non credo che siano proprio in centro città. No, sono in una zona vicino alla città. Per me va benissimo, purché si facciano gli affari loro, ecco. Se poi qualcuno li vuole andare a vedere saranno affari di chi ci va, ma cioè, non ci vedo nulla di male. Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese.